Buonasera da Lubi BPA Sport Center di Jesi, da Giancarlo Esposto e da Carlo Audino. Molto bene, siamo una coppia inedita da quest'anno e qui è tutto cambiato a Jesi, non lo possiamo dire. Purtroppo dopo 23 anni ininterrotti di Serie A siamo qui, ripartiamo dal basso, dalla Serie B, senza drammi, la società si è riorganizzata. E salutiamo anche chi ci ascolta da Teramo, perché anche Teramo a suo modo è una nobile decaduta. Sono, diciamo, due squadre che si ritrovano a distanza di tantissimi anni da quel 2005 in cui l'ultima sfida fu addirittura in Serie A e a Jesi costò un pezzo di salvezza, perché di fatto si perse l'ultimo treno utile per riuscire a centrare l'obiettivo. E si riparte, Giancarlo, con un campionato che si preannuncia scintillante vista la nuova conformazione. Sì, sono d'accordo, perché a detta dei tecnici dovrebbe essere dei quattro gironi quello nelle quali sono inserite le formazioni più ambiziose e comunque più attrezzate. Basta pensare che due delle retrocesse della A2, Cento e Piacenza, sono qui. Esattamente, che fanno tre con Jesi, ma soprattutto è un girone che inevitabilmente porterà ad alzare il livello del gioco, perché se, come è noto in Italia nel basket, più si scende, più si gioca sul fisico, più si sale e più la tecnica diventa un fattore molto importante, soprattutto in fase di costruzione di squadra. Bene, quindi vedremo cosa Jesi riuscirà a esprimere in questo esordio, squadra peraltro tutta nuova, a parte Isacco Lovisotto, che era uno degli alfieri, uno dei giocatori, l'unico riconfermato della formazione dello scorso anno, sfortunato, ma c'è stato, direi, un'inversione di tendenza. Poco minutaggio lo scorso anno, quest'anno invece la società ha deciso di puntare su di lui. E sarà proprio lui che avrà molte responsabilità, perché come conosciamo anche Coach Valli dalle precedenti esperienze a Senigallia, è un allenatore abituato a giocare con quintetti molto agili e con squadre dove non c'è grandissima differenza tra, diciamo, le ali e i lunghi, e per questo, di fatto, andando al roster, Lovisotto è l'unico centro vero e puro, perché anche Micevic è diventato 5 nel tempo, ma è partito come numero 4 con la sua capacità di aprire le difese e di mettere palla a terra. Micevic, che tra l'altro viene da alcune settimane di fermo per un fastidioso infortunio, si è allenato in settimana, sicuramente l'ex Pescara non sarà al top, però chiaramente ci sta anche questo in una stagione. Io vedo un po' anche sul sito della Lega, tra due Serie B, una lista di infortuni incredibile che ha colpito diverse altre formazioni. Diamo un'occhiata agli starting five. Lo starting five base di Jesi, quello che abbiamo visto per tutto il precampionato, ossia quello con Bottioni, un playmaker che si può definire un playmaker puro, uno di quei playmaker che si vedevano proprio negli anni 80, ma che, attenzione a pensare che sia solo un regista, perché comunque qualche punto ha nelle mani. Poi un reparto di esterni che potrebbe essere forse anche uno dei migliori, con Magrini, che conosce molto bene questa categoria, con Pedersini, che ha vinto già questa categoria. Un giocatore come Casagrande è fondamentale soprattutto nel dare ritmo difensivo alla squadra, e appunto Isacco Lovisotto, che con tanto spazio può dimostrare di fare davvero bene. Teramo risponde con Branch, Montanari, Lestini, Melchiorri e Di Bonaventura. Già, Lestini, cosa ti ricorda questo nome? Questo è un quintetto molto interessante, perché dal punto di vista delle individualità sono giocatori che possono tranquillamente dire la loro. Tutto molto, diciamo, ruota intorno a Lestini, perché ex Fortitudo, ex Fabriano, ex Reggio Calabria, insomma sarà lui probabilmente l'ago della bilancia della squadra ospite.
Bene, ultimi preliminari, vedete i saluti di rito tra i giocatori delle due squadre, sicuramente molti di loro si conoscono già per essersi incontrati sui campi, addirittura per aver giocato insieme. Abbiamo citato Lestini, ex Fabriano, che ci ricorda un pochettino delle belle pagine di Sport, poi giocava, se non ricordo male, anche a Forlì, insomma una lunghissima carriera ad avversario, ci ha sempre reso la vita difficile. Allora, ti dicono l'incontro i signori, me li sono persi. Allora, Gianzante di Siena e Cirinei di San Vincenzo, l'avevo trascritti sul PC, che volete, la prima anche per noi, siamo un po' emozionati, no Carletto? Tu come la vedi? Intanto palla a due e si parte con il primo possesso. Di sicuro non sarà un esordio semplice, già è difficile un esordio in casa, poi esordire contro una squadra con un buon talento che forse non avrà nulla da perdere stasera, a differenza di Iesi che comunque deve ripartire in una certa maniera. I primi due punti di Banac, avete visto, bel movimento sotto canestro, ha trovato l'equilibrio, è riuscito a superare il difensore. Ora il primo attacco dell'Aurora Iesi, maglia tutta nuova, la tripla non va, il tentativo di Lovisotto, ma ancora un extra possesso per Iesi e poi frana a terra Casagrande, il fallo di Banac, un fallo sicuramente non intenzionale, nel senso che ha spinto quel poco che bastava a Casagrande per fargli perdere l'equilibrio. Una gara tutta da decifrare e andiamo a vedere anche cosa riuscirà a fare l'Aurora in questo primo attacco. Questo è un motivo tattico che rivedremo molto spesso nell'attacco dell'Aurora. Pedersini in post basso che tentenna un po' troppo, ma sappiamo che Pedersini da quella mattonella può essere molto pericoloso. Si riparte, l'errore al tiro della formazione ospite, riparte Iesi che predilige il gioco in velocità, si chiude bene la difesa di Teramo, ora cerca spazio sotto canestro e i primi due punti, Lovisotto. Subito un bel pick and roll che ci dà una chiave di lettura che negli allenamenti in precampionato si è vista molto, Giancarlo. Questa squadra sa passarsi bene la palla e ama farlo. Tra l'altro ci sono due o tre elementi che hanno giocato insieme nel Senigallia, bello allontanamento di Lestini, la classe non è acqua e neanche l'esperienza. Talento cristallino di Lestini che continua a scrivere bellissime pagine sul parquet, in questo caso non puoi far altro che applaudirlo, come dall'altra parte d'applausi questa azione corale. Applausi a scena aperta dal parte del pubblico di Iesi, 4-4, 8 minuti e 5 secondi dal termine di questo primo periodo. È un'altra bella iniziativa di Teramo che però non è premiata dalla conclusione di Lestini. Riparte Iesi, velocissimo, e un contatto con la palla che non è falloso, quindi una semplice rimessa dal fondo e c'è subito time out Teramo. Squadre di nuovo in campo, un time out chiesto da Cilio, il tecnico ospite, qualcosa probabilmente da rivedere nel gioco della sua formazione, che tra l'altro è partito direi molto bene. Conoscendo, sì, comunque sapendo che sicuramente Teramo avrà preparato molto bene questa partita, alla prima occasione in cui Iesi ha cercato di correre, Cilio ha detto subito fermiamoci, perché se Iesi corre diventa veramente una macchina, può diventare una macchina da guerra. In questa occasione perde la maniglia Bottioni, si era portato sulla linea di fondo, stava cercando spalle a canestro l'uno contro uno, un controllo non perfetto della palla. Ora un po' di pressione sul portatore di palla ospite Montanari, bel duello Montanari-Bottioni, sono due giocatori che hanno una esperienza a questi livelli che sicuramente nelle rispettive squadre faranno qualcosa di importante. Attenzione, ora c'è il tentativo e la tripla messa da Di Bonaventura, grande preparazione di questa conclusione. Enzo, ecco, è anche il suo marchio di fabbrica, è molto efficace sugli scarichi ma può anche crearselo da solo, d'altronde lo conosciamo bene, l'abbiamo visto sia con Roseto che con Cento delle scorse stagioni. Ora una bella palla recuperata, può andare in contropiede Magrini, meno uno Iesi, 6-7, a 7 minuti esatti dal termine del primo quarto. E questo è il gioco che vorrebbe Valli? Assolutamente sì, in precampionato si è visto, Iesi se gioca in campo aperto o in semi transizione può essere
una delle prime squadre di questo campionato. Per ora ha avuto qualche difficoltà in più a difesa schierata, ma con queste individualità è difficile trovare un anello debole. È il primo vantaggio Aurora con Casagrande, c'è anche il tiro libero aggiuntivo, quindi c'è la possibilità sull'8 a 7 di incrementare anche se in misura minima il vantaggio. Intanto c'è un cambio nella formazione ospite, esce Banach, vediamo, entra al suo posto Del Sole. Tiro libero aggiuntivo per Casagrande, promosso a pieni voti capitano di questa squadra. Ai, non va, errore di Casagrande. Vantaggio minimo dell'Aurora che finalmente direi ha messo la testa avanti. Sono state un paio di azioni difensive come questa di Bottioni che hanno concesso facili tiri all'Aurora, e non è un caso che difendendo bene poi l'attacco diventa molto più semplice, specialmente per questa squadra. Da notare, molto bravo Bottioni a fermarsi sul tiro libero, guardare i compagni, rimorchio di Pedersini, tutto eseguito perfettamente, così come questa difesa che vediamo cosa produce, ma ha fatto vedere, Iesi ha fatto vedere ampiamente che quando vuole difendere le maglie sono strettissime. E sì, ben tre palle consecutive recuperate la difesa di Iesi, diventa 4, attenzione, possiamo andare in contropiede, Magrini forse cede un pochettino, ma alla fine il risultato lo premia. Più 5 Iesi, 5-48, mini break ancora non significativo ma importante per il morale. Beh, è un 8-3 in uscita da un time out ospite, questo è un ottimo segnale a livello soprattutto mentale, perché sembra che la sospensione abbia dato più energia a Iesi che a Teramo, anche se poi questa ingenuità costa per adesso 2 punti e il primo fallo di Capitan Casagrande. Vediamo poi col tiro libero supplementare. Sì, peccato, perché in questo caso c'è stato il canestro, e un canestro che fa male perché poi c'è anche il tiro aggiuntivo, ci può stare anche questo ovviamente. Del resto, dopo 4 recuperi difensivi consecutivi, anche una piccola disattenzione, seppure da un giocatore esperto come lui, ci può stare. Vediamo di Buonaventura in lunetta, può riportare i suoi sul meno 2, in effetti però non ne approfitta. 12-9, 5-25 al termine di questo primo quarto, ancora Iesi, non c'è più la possibilità di andare in velocità, esce, si allontana dal canestro in questa occasione Pedersini, poi palla sotto per il tentativo ancora dell'Aurora, Casagrande non ha spazio, ora bisogna andare alla conclusione, stanno per scadere i 24, l'errore di Bottioni e palla che finisce fuori, peccato. È stata tenuta un po' troppo forse la palla ferma, se dobbiamo trovare proprio il pelo nell'uovo forse è questo uno degli aspetti da superare. Di certo però Bottioni doveva prendere quel tiro, ha nelle corde quel tiro. Poi si sa che i tiri entrano e i tiri possono anche uscire. E trovo un ottimo uno contro uno nuovamente di Bonaventura, giocatore indubbiamente molto interessante, senz'altro affidabile. Questa volta non c'è canestro più l'aggiuntivo, ci sono 2 tiri liberi e purtroppo per lui dimostra di non avere una buona mano dalla linea della carità, ci può stare anche questo. Comunque vedete 0-2, ai. E poi c'è un recupero ancora dell'Aurora, forse c'era anche un fallo, un contatto fallo. Vabbè, continuiamo a seguire la partita, ancora più 3 Aurora, 4-45 dal termine di questo primo quarto. Ora con la difesa schierata l'Aurora deve inventare qualcosa. La palla è un po' spassa a Pedersini, ottimo taglio di Magrini, che quando il tempismo è questo, quando la bontà del passaggio è questa, se non arriva al canestro arriva un fallo. E giustamente Forte ha detto: se vuoi questi 2 punti, Magrini, vatteli a prendere in lunetta, così facile non segni. Ed è stato molto bravo Magrini a trovare un corridoio e soprattutto a proporsi in uno spazio minimo. 2 tiri liberi per lui, numero di maglia 99, un numero un po' inusuale nel basket, ma da qualche anno a questa parte si parte dallo 0, si arriva al 99. Lui ha scelto, mentre Banach dall'altra parte ha scelto lo 0, lui il 99, ed è estremamente preciso dalla lunetta. 2-2, più 5 Aurora, 4-35 dal termine del primo quarto. Ancora di Buonaventura, è lui sempre a impostare l'azione, anche se ora si va dalle parti di Montanari, che cerca un ribaltamento improbabile ma fortunato con un paio di tocchi
e con 5 secondi dovrà essere ancora Bonaventura che va a prendere un'altra conclusione da 3. C'è l'errore, molto bravo Lovisotto a lottare, e anche questo, se Lovisotto confermerà quanto si è visto nel precampionato, abbiamo visto anche a livello mentale un altro giocatore. L'errore di Pedersini, peccato, un piazzato di quelli che di solito non sbaglia. Di Bonaventura cerca fortuna e alla fine è bravo in questa occasione Del Sole, che trova quel minimo varco, quei pochi centimetri di spazio per correggere col tempino e portare i suoi sul meno 3. 14-11 a 3.44, vediamo Pedersini in proiezione offensiva, non ha più spazio, poi il fallo subito da Casagrande, due tiri liberi per lui, può andare in lunetta. Intanto tre falli di squadra, anzi quarto fallo di squadra Teramo e ancora due falli di squadra Aurora, e ci saranno due tiri liberi per il capitano, neocapitano Casagrande. La difesa molto aggressiva, spesso con le mani addosso, che però abbiamo visto può dare difficoltà all'Aurora. Casagrande intanto è preciso e concretizza i due tiri liberi a disposizione. Diciamo che forse in quel caso era meglio cercare una soluzione immediata piuttosto che passarsi di più la palla. Sì, in effetti, attenzione Di Bonaventura, la tripla che non va. In effetti era un'azione un po' al limite dei 3 secondi, però poi chiaramente gli arbitri sono sempre molto tolleranti in questo. E qui c'è un fallo, ma c'è anche il canestro. Gottione, avete visto che lavoro, ha girato il difensore. E qui l'esperienza conta, no, a questi livelli. L'esperienza e non solo, perché si tratta comunque di un playmaker di 192 centimetri con un fisico a livello muscolare molto importante. Diciamo che tutti i giocatori dell'Aurora possono creare un mismatch e riuscire a capire quale possa essere la situazione migliore da cavalcare può essere una chiave di lettura. Per contro Teramo dovrà essere più brava a coprire quando la coperta si può accorciare a livello fisico. E va anche l'aggiuntivo, intanto nella formazione di Teramo, nell'Adriatica Press, in campo Nolli al posto di Montanari, ed è lui che va a impostare questa azione di attacco. Più 8 Aurora, c'era un bel anticipo da parte di Magrini, si rammarica un po' per non aver controllato la palla, ma questi sono segnali importanti sia per quello che riguarda il morale della squadra, ma anche un segnale per gli avversari, il cui non si scherza più. C'è un livello di attenzione e soprattutto di grinta messa in campo che per Iesi può voler dire molto, soprattutto in un esordio casalingo. Ora arriva un primo piccolo campanello d'allarme con il secondo fallo di Capitan Casagrande, e su questo Riccardo deve fare molta attenzione, perché anche nella scorsa stagione in alcune partite ha avuto problemi di falli. Eh sì, poi qui è stato molto bravo Lestini, dobbiamo dire, proprio andare a cercare il fallo, lo ha portato nella zona del campo costringendolo. Avete visto un altro recupero da parte dell'Aurora, qui c'è veramente da lustrarsi gli occhi. Vediamo Bottioni intanto come imposta questa azione di attacco. Casagrande, una difesa abbastanza fisica, non ci posso credere, falli in attacco di Casagrande, ma qui sinceramente non sono molto d'accordo, non mi sembra proprio. Si è visto, l'unica cosa che hanno visto gli arbitri purtroppo è stato un braccio leggermente più largo e il numero 6 Cucchiaro che è andato, diciamo che è andato giù, ha fatto molto, molto ben vedere il contatto. Per quanto possa essere un fischio, diciamo, discutibile, ci vuole comunque attenzione per evitare questi episodi, perché adesso di fatto Casagrande rischia di stare in panchina per forse troppi minuti. Intanto l'errore di Lestini, qualche fischio ingeneroso del pubblico, ma più che altro non tanto nei confronti di Lestini ma della squadra avversaria. Ahi, si mangia il canestro Magrini, poi però è grande reattività di Magrini, un altro di quei giocatori voluto fortissimamente da Valli. Un agonista, e lo si è visto prima in difesa, lo si è visto adesso a rimbalzo, ma un agonista che
poi riesce anche a trascinare la squadra, oltre a produrre e ad avere una produzione offensiva importante. Non è un caso che in 8 minuti sul parquet abbia già messo a segno lo stesso numero di punti, sbagliando solo un tentativo dal campo. Intanto entra in campo nella squadra ospite Melchiori. Prima erroneamente avevamo detto Nolli, invece non è entrato, il giocatore è entrato in campo era Cucchiaro. E nell'Aurora intanto è entrato Conte a dare un po' di minutaggio in panchina, purtroppo dobbiamo dire a casa grande. Conte, altro ragazzo giovanissimo, miglioratissimo, vediamo come si destreggia, subisce il fallo e quindi può andare in lunetta. Molto bene, si è presentato bene questo ragazzo, un ragazzo che praticamente è stato quasi cresciuto dall'Aurora in un certo punto di vista. C'è proprio un progetto anche che vale il sociale, una cosa bellissima, vederlo in campo, Carlo, veramente fa venire la pelle d'oca. Un ragazzo gambiano, classe 2001, che è arrivato a Iesi senza nemmeno sapere una parola d'italiano e che adesso è assolutamente parte integrante di tutta la comunità, possiamo dirlo tranquillamente. Questa volta uno 0 su 2 che però, diciamo, non rende merito al giocatore, perché in realtà la mano non è assolutamente negativa. No, un giocatore tra l'altro veramente cresciuto tantissimo, e vederlo in campo è un successo anche al di là dell'aspetto agonistico. No, un fallo, però purtroppo in questa occasione va un pochettino fuori dalla riga. Ci saranno 3 tiri liberi per Melchiori, ed ora forse un altro cambio nell'Aurora. C'è Lovisotto, lascia il posto a Giampieri, noi abbiamo uno dei migliori sesti uomini degli ultimi anni dopo Brett, sì, Blizzard, assolutamente in questa categoria. Giampieri può letteralmente spaccare in due la partita, perché con la sua intensità e con il suo tiro da fuori soprattutto è giocatore capace di inanellare strisce che possono veramente tramortire le avversarie. L'abbiamo anche visto in una delle prime amichevoli qui su queste tavole di questo parquet. Intanto non concretizza più di tanto Melchiorri, perché dei 3 liberi a disposizione ne manda a bersaglio solo uno, e quando ci avviciniamo all'ultimo minuto di questa prima frazione Teramo è ancora sotto di 9 lunghezze. Sì, ora rischia di perdere palla Pederzini, forse potevano essere gli Stefano in fazione di passi, comunque recupera bene. Poi Bottioni adesso trova un'iniziativa delle sue, perché non è la prima volta che lo vediamo concludere così. Ha risposto alla grande, a una difesa in questo caso molto fisica su di lui. Una giocata da playground, ossia anche uno di quei, diciamo, territori in cui lui va molto, perché abbiamo visto protagonista anche quest'estate. E dall'altra parte, abbiamo detto prima, altra giocata di intensità, altra giocata figlia di una sensibilità notevole di Polpastrelli. Magrini si prende il fallo e si porta a casa anche i 2 punti. E intanto nell'Aurora in campo il giovane Giacchè, qualche stagione fuori Iesi a maturare, un ragazzo interessantissimo. Io l'ho pronosticato come una delle sorprese di questa Serie B. Non è passato per la 2 perché non era Iesi lo scorso anno, è rientrato quest'anno, ma Noah mi sembra un ragazzo veramente interessante. Soprattutto quello che fa ben sperare è quanto sia cresciuto in questi 3 anni, perché comunque pur avendo giocato una C-Silver in Toscana, ma ad alto livello, è proprio la crescita del giocatore di quando è andato via e di quando è tornato. E soprattutto abbiamo visto in questa azione, per quanto Cucchiaro con l'aiuto del blocco sia andato a canestro, ma è capace di mettere una pressione terribile e di portare via palloni a chiunque. Intanto time out Aurora. Squadre che tornano in campo. Si è arrabbiato parecchio Valli per quel canestro subito in quell'ultimo momento. Poi, mentre a microfono spento durante questo time out, abbiamo notato una statistica estremamente interessante, Carlo. Oltre a un dominio a rimbalzo, perlomeno in questa prima frazione, che vede l'Aurora in vantaggio 11-5, ben 5 assist e 4 recuperi a fronte sì di 4 palle perse, ma che denotano comunque come sia quello il tratto peculiare della squadra.
E adesso intanto una serie di passaggi, uno più bello dell'altro. E diciamolo, l'abbiamo elogiato prima, tutto è nato da una penetrazione di Nojak che prendendo la linea di fondo ha già scombussolato la difesa. E questa, signori, dovrebbe essere l'Aurora edizione 2019-2020, perché è questa la vera Aurora che abbiamo visto in precampionato, che vediamo quando possiamo assistere agli allenamenti. Allora, Di Bonaventura intanto esce ed entra Di Eusanio. Era partito molto bene Di Bonaventura, poi si è un pochettino spento, soprattutto perdendo un po' la mano, che per un tiratore ovviamente è sempre qualcosa, tu che sei un tiratore poi lo sai, è qualcosa di negativo. A parte gli scherzi, no, Carlo veramente era uno che da tre segnava. Da Teramo forse non ti conoscono, ma chi ci ascolta da Iesi può testimoniarlo. Torniamo seri. Allora, 2-2 intanto di Pedersini nella lunetta, anzi no, c'è l'invasione probabilmente. Anche queste sono cose che io sinceramente si vede una volta, non vorrei mischiare il sacco del profano, una volta ogni morte di Papa. Vabbè, accettiamo anche questo. Beh, non è stato, non era, è difficile comunque guardare perfettamente al tocco della linea, però Iesi recupera palla, Cucchiaro prende un fallo in attacco, ma difficile anche qui decifrare, però se la regola dice che il giocatore deve essere completamente con i piedi piantati a terra, diciamo che Cucchiaro è stato molto bravo, ma ci ha messo la gamba all'ultimo momento. Ma diciamo che forse è una sua caratteristica, dal momento che in due occasioni è riuscito a caricare di falli gli avversari. Vabbè, accettiamo anche questo, perché poi tanto il giudizio degli arbitri è insindacabile. Anche loro sono alla prima partita dei campionati, immagino che quindi sia difficile anche per loro. Però, insomma, mi sembra che nell'occasione di Casagrande forse il contatto era un pochettino più netto. Si era visto un braccio alzato, qui abbiamo visto solamente l'azione d'attacco di Pedersini. Adesso c'è addirittura un richiamo anche ufficiale, credo, per Valli, non ho capito bene, perché gli arbitri vanno al tavolo, essendo un fallo in attacco non c'è ovviamente il tiro libero, quindi un secondo appena per chiudere questa azione e chiudere il primo quarto con l'Aurora che conduce 27-14. Ecco, nulla da fare, allora ci fermiamo qui. 27 Aurora, 14 Adriatica Press Teramo. Eccoci di nuovo a commentare questo match tra l'Aurora Iesi e l'Adriatica Press di Teramo. Primo quarto 27 Iesi, 14 Teramo. Andiamo a dare un'occhiata, no, alle statistiche, vediamo cosa è andato e cosa magari non è andato ed è perfettibile. Diciamo che da una parte Iesi ha trovato con tanta continuità il canestro da due punti per frutto di un lusinghiero 10 su 13, però ancora non è entrata, diciamo, non si è innescata quella miccia lontano dai 6,75. Intanto l'esordio in Serie B di Giacchè è bagnato con un'accelerazione bruciante e un canestro davvero da stropicciarsi gli occhi. Dall'altra parte Teramo, diciamo che oltre a perdere nettamente per ora la sfida a rimbalzo, e in quanto a recuperi c'è un poco lusinghiero 1 su 6 dalla lunetta, che sul meno 15 forse qualche punticino in più avrebbero dato anche più coraggio alla formazione ospite. Concordo, intanto avete visto il canestro di Giacchè che ha un po' ripagato la stessa moneta Cucchiaro che l'aveva beffato sul finale. Vedete, Giacchè va a rubar palla, Magrini, ancora Iesi, può andare alla conclusione, Fabio Giampieri, 3 punti, primi punti per lui, e speriamo che Carlo sia un buon profeta, ha detto che questo è un giocatore che può spaccare le partite. Ma soprattutto per la legge del telecronista, nel momento in cui si esalta o si fa notare una mancanza di una squadra, arriva il primo canestro. Iesi era 0 su 2, trova il primo tiro da 3, trova il massimo vantaggio sul 32-14, e più che 32 punti segnati frutto di ottimi attacchi e di una palla che gira perfettamente, sono da notare i 14 che diventano 17 con la tripla di Nolli. Diventano 17, ma sono sempre 17 punti, soltanto 17 punti subiti.
Poi ha detto una cosa giusta, cioè Giampieri lo hanno cercato i compagni, si è, ha preso posizione sull'angolo, lo hanno proprio cercato per andare alla, alla tripla. Questo è un sintomo di come la squadra ovviamente abbia sia acquisendo i meccanismi. Intanto nella formazione ospite c'è un cambio, è uscito Del Sole e è entrato di nuovo, è rientrato Banach, che era partito nello starting five e aveva segnato tra l'altro il primo canestro, poi si era un pochettino spento. Una formazione, quella di Teramo, un po' in cerca di identità probabilmente, no? Anche Teramo è una piazza esigente, ha conosciuto diverse stagioni ora, ahi, speriamo che non si sia fatto male Magrini. Comunque il canestro, no? Dicevamo Teramo, una piazza esigente che meriterebbe, no? Di tornare a certi livelli come anche Iesi. Assolutamente, intanto Giacchè, questa non finisce sul tabellino perché risulterà solo palla persa di squadra, ma di fatto è una sua palla recuperata, mette pressione e fa commettere un'infrazione di campo agli avversari. Diciamo che oltre a dover cercare ancora la nostra identità, è anche in costruzione Teramo. Non scordiamoci che a parte Lestini e Di Bonaventura, che comunque pur essendo giovani, perché non dimentichiamocelo, è un classe 97, è una formazione ricca di giovani e si sa che i giovani hanno anche bisogno di tempo e di spazio per riuscire a crescere. Giampieri! Di nuovo lui, avete visto? Due tentativi, due triple in questo inizio di secondo quarto. Iesi vola su più 20, però attenzione, Lestini risponde subito da par suo, giocatore di lunga esperienza al quale certo non tremano le mani. Leader vero, se ce n'è uno nel momento di massima difficoltà forse per i suoi compagni, Lestini tira fuori una prodezza. Dall'altra parte, non per voler essere presuntuosi, però l'avevamo detto, primo tiro a segno, secondo a segno, terzo a segno, Giampieri 8, Lestini 3. Eh sì, avete visto che bel inizio spumeggiante di questo secondo quarto. Ora Lestini cerca fortuna vicino a canestro, sbraccia un po' e forse ha anche rischiato di infrazione dei passi. Comunque palla recuperata da Lovisotto e riparte Iesi. Pedersini sotto per Bottioni, bel movimento e canestro in semi rovesciata di Bottioni, più 21, massimo vantaggio Iesi a 7 minuti dal termine di questo secondo quarto. 41 punti a segno, tagli contro tagli, la palla che gira, la palla che si muove e poi anche tanta bravura, rimbalzo in attacco, ma si sa che quando la palla gira e si costruiscono ottimi tiri, allora dall'altra poi possono sorgere anche occasioni come questa di Lovisotto, che ha sfiorato il terzo rimbalzo offensivo della partita. E tra l'altro hai detto bene, 41 punti segnati ma appena 20 subite, questo è un altro messaggio importante. Però ora 23 punti subiti su questa tripla di Melchiorri e Teramo si riporta sul meno 18, 6 e 15 al termine di questo secondo quarto, quindi da riposo lungo. Intanto è uscito nell'Aurora Giampieri, Magrini era rimasto un pochettino contuso in una precedente occasione, non dovrebbe essere nulla di grave, però lo ed ora avete visto che canestro di Pedersini, l'MVP 2018 del torneo dei Giardini Margherita, non lo dico a caso perché anche lui riesce a tirar fuori dal cilindro queste conclusioni che spesso le vediamo al campetto, ma che se vengono fatte su un campo da basket con questa efficacia diventano e risultano immarcabili. Ora tentano ancora fortuna allo scadere dei 24 gli ospiti con Melchiorri, questa volta non trova la mano, ha difeso bene l'Aurora perché Teramo ha consumato quasi tutti i 24 secondi. Oh, grande azione! Bottioni dietro la schiena per Lovisotto e più 22 Aurora, una grande inizio della squadra di casa. Teramo soffre un po', ora tentativo, però non aveva il tiro sulle gambe Montanari, quindi va un pochettino a sciupare, però poi alla fine c'è un errato controllo da parte dell'Aurora, palla che finisce sul fondo e quindi ci sarà una rimessa in zona di attacco per l'Adriatica Press Teramo. 5 minuti e 8 secondi da riposo lungo. C'è un altro cambio nella formazione ospite, torna di nuovo in campo Nolli ed esce Lestini, che ovviamente va anche gestito, credo, per quanto riguarda il minutaggio, non è un giocatore certo che può rimanere in campo per 40 minuti. Di Bonaventura esita un po' e non è fortunato in questa occasione,
la palla rimbalza sull'anello. Bottioni, velocissimo, poi la palla colpisce una serva di gambe, rimessa Aurora. Ha preso un colpo anche Bottioni, che rimane un attimo provato, colpo allo stomaco. E anche in questo caso un eccesso di generosità, forse, perché probabilmente Bottioni poteva arrivare direttamente al ferro. Intanto standing ovation per Pedersini e per Noah Jacquet, due cambi che riportano sul parquet Magrini e fanno esordire l'altro, possiamo quasi definirlo enfant du pays, Babacar Kouyaté, un'altra storia molto simile a quella di Conte. Un altro ragazzo che vediamo sempre in mezzo al campo con tanta gioia. Ora un attacco, poi c'è un palla che viene colpita con una gamba, credo, da Magrini. Magrini che è tornato in campo, quindi probabilmente quella piccola botta di prima non ha costituito un problema per lui. E relativamente a Bottioni, prima il colpo subito, direi che questo è il gioco che fa l'Aurora, però purtroppo si presta anche a questi contatti, da quando si va in velocità può capitare, ecco, speriamo poi che non ci siano mai conseguenze. Ora un lavoro a fondo campo, beh, forse pretendono un pochettino troppo in questa occasione, magari un basket più semplice non farebbe male a Teramo. Anche se è vero, Giancarlo, in questa circostanza sono stati forse un pelo pretenziosi, anche se Teramo finora, pur avendo segnato solo 23 punti, ha mostrato comunque di saper trovare anche altro al di fuori delle conclusioni di Lestini, perché alla fine il numero 9, l'uomo di grande esperienza, è fermo e anche limitato bene, per carità, però ha soli 5 punti, e quando hanno trovato ottimamente l'uomo sul perimetro hanno comunque saputo colpire. No, sono d'accordo, perché poi, ecco, vedete, subito la risposta di Nolli, e c'è l'immediato time out chiesto da Valli, che non vuole rischiare. L'Aurora ancora un buon vantaggio, 19 punti, ma Valli vuole un attimino fermare il gioco. Come detto, coach Valli ha inteso un attimino richiamare i suoi. Ok, non concediamo più punti facili, una tripla non è mai un canestro facile, per l'amor del cielo, però diceva non facciamo rimontare Teramo, perché comunque è una squadra che può sempre creare problemi, soprattutto perché i giovani spesso vivono molto le ondate, e quindi un'ondata, un trend positivo può diventare estremamente positivo e quindi far riavvicinare Teramo. Non va la conclusione di Bottioni, che però riprende in mano la propria squadra, ed ora Babacar, l'errore di Babacar, non c'è fallo, dicono gli arbitri. Ora l'attacco, però va a recuperare questo pallone, e è molto altruista, vedete, aspetta che arrivino i compagni e l'Aurora può ripartire. Ai, finisce con il piede fuori Magrini, non si avvede. Capita anche questo nel basket. Anzi, è molto semplice, specialmente con magari giocatori che hanno un numero di scarpe importante, diciamo così. Ne abbiamo visti qui agli esiti queste infrazioni, non dico solo dell'Aurora, anche di squadre avversarie, soprattutto i tiratori da tre che vanno in angolo, incadono in questo errore perché il campo non è mai abbastanza largo. Beh, giocando comunque da qualche anno ormai è cambiata la regola, però dopo aver giocato magari per 10 anni, 15 anni, con una linea 6-25 e determinato spazio in angolo, pur da qualche anno ormai la linea 6-75, ma il campo rimane comunque più stretto, e abituarsi poi va di conseguenza. L'attacco di Teramo intanto, con Montanari che cerca di dare un po' di ritmo, però una manovra un po' farraginosa. Ora stanno scadendo i 24, e proprio allo scadere dei 24 è bravo Di Bonaventura a trovare questo canestro. Teramo si riporta sul meno 17, ancora distanze importanti tra le due formazioni, però chiaramente anche questo fa un pochettino morale. Ora seguiamo Babacar, poi ancora Magrini da tre, lo lasciano tirare, ma c'è un fallo in attacco, io non capisco di chi, vediamo, forse Babacar. Cuiate, sì. Esatto,
Cugliate, perdono, Babacar è un po' il nome di battesimo, noi effettivamente lo chiamiamo Babacar, però Cugliate, fallo in attacco, ha trattenuto il difensore e peccato perché poi Magrini era andato a segno da tre. Più che ha trattenuto, lui ha cercato di creare spazio e ha cercato di spostarsi anche, perché era molto, molto vicino a Magrini. Purtroppo l'avversario è stato bravo a mettersi in mezzo, tanto ne vale che è arrivata la prima penalità di tutto questo quadro, Giancarlo. È il primo. No, non ci posso credere. Fallo tecnico a Bottioni. Non ci posso credere. Simulazione di Bottioni, ma io non lo so, non voglio essere polemico, però insomma mi sembra che qui in questo caso gli arbitri hanno un pochettino esagerato. Non critichiamo la scelta in sé per sé, l'unica cosa che però, Giancarlo, questo possiamo dire: se nel primo quarto il terzo fallo di Casagrande è stata una sbracciata meno evidente comunque di questo contatto, se c'è stato prima fallo in attacco su Pedersini, questo, mantenendo semplicemente lo stesso metro, che sia una scelta tecnica giusta o sbagliata non lo disquisiamo, ma a nostro avviso forse per lo stesso metro anche quello doveva essere un fallo in attacco. Poi Nolli, nella sua onestà, si è fermato dopo il contatto, era sicuro che gli avrebbero fischiato fallo, ragazzo serio, avete visto? Un altro giocatore più esperto e più scafato avrebbe tirato, no? Invece, ma questo dice nulla. Ora 0 su 1 dalla lunetta per lui, ci sarà una rimessa per Teramo che deve recuperare 17 lunghezze a 2 minuti 11 da riposo lungo. Ora addirittura uno dei direttori di gara ha qualcosa da eccepire nei confronti del tavolo, non abbiamo capito cosa sia accaduto, noi stiamo dalla parte opposta con la nostra postazione. Comunque, vabbè, rimessa dal fondo con 14 secondi di possesso. E questa volta il fallo ci sta tutto, e ci saranno due tiri liberi ancora da parte di Montanari, credo il fallo di Jacquet, se non ho visto male, Carlo. Brava Teramo a sfruttare la disattenzione di Iesi, perché in questo caso diciamo che non abbiamo visto se Jacquet era proprio girato di spalle, però comunque Montanari gli ha preso il tempo, si è trovato l'autostrada, bravo anche l'autore della rimessa a dargli la palla immediatamente. E due punti diventano concreti grazie al 2 su 2 con Montanari, l'ex Imola, ex compagno l'anno scorso di Magrini, che si sblocca e arriva proprio a quota 2. Eh sì, poi 2 su 2 dopo parecchi diversi errori dalla lunetta di Teramo. Lui ha dimostrato, l'ultimo era stato di Nolli, lui ha dimostrato insomma di avere una buona mano. 15 punti di vantaggio per l'Aurora Iesi a 2 minuti e un secondo da riposo lungo, e anche rimessa in attacco per la formazione di Valli. E forse esagera un pochettino in questa occasione Magrini, buon per lui perché frana fuori dal campo il giocatore avversario, e c'è una rimessa quindi in attacco per l'Aurora Iesi. Vediamo, siamo entrati negli ultimi 2 minuti, ultimi 120 secondi. La rimessa che verrà seguita da Giampieri, si propone Jacquet ma non ha più spazio, Pedersini sul mezzo angolo, Giampieri l'uno contro uno, e poi il fallo. Fallo commesso da Nolli, quindi non ci sono, appena il secondo fallo di squadra Teramo, quindi non si va in lunetta, ed ora entra Lestini, credo che serva anche lui, no, per questo finale. Molto sapientemente coach Cilio manda sul parquet il suo giocatore più importante, perché Teramo, ridendo e scherzando, è arrivato a meno 15. E un paio di difese, un paio di giocate offensive buone da parte della formazione abruzzese, e questa partita, se non è mai stata chiusa, comunque si può riaprire. Magrini non è dello stesso avviso, arriva con questo canestro a quota 15 punti in altrettanti minuti, un apporto offensivo veramente importante. Ed ora bel rimbalzo conquistato da Magrini, il contropiede di Magrini subito si butta dentro, e altri due punti del tutto simili ai precedenti, di nuovo più 19 Aurora. Servivano questi 4 punti consecutivi conquistati con tutta l'energia possibile. Assolutamente, e soprattutto conquistati con l'uomo che, partendo diciamo dalla linea di 6,75, deve essere il guastatore quando non si gioca in transizione o a difesa schierata.
dall'altra parte Pedersini sbaglia un appoggio facile, però Giancarlo ti offro questo spunto: nonostante lo score di Pedersini non sia, diciamo, il migliore, il plus minus recita più 24, sintomo di quanto sia importante la sua presenza sul parquet. No, no, indubbiamente è un giocatore che sa fare tante cose, a volte anche poco appariscenti, quei giocatori che fanno anche il lavoro sporco e poi dopo magari c'è un errore di Magrini, poi ancora rimbalzo in attacco, quelle cose che non si vedono sullo scout ma che poi fanno partito. Ora vedete, bel movimento e non è fortunato neanche lui in questa occasione, purtroppo non ha avuto la forza nelle gambe per andare a concludere. Ultimo tiro per Teramo, Iesi ha un fallo da spendere, per cui credo che sarà quello che proverà a fare Noah Jacquet. Invece non arriva il fallo, arriva una buona difesa che però si trasforma in una mancanza che è difficile da perdonare perché regala almeno 14 a Teramo. Si poteva spendere fallo, ma per 4 quinti dell'azione la difesa è stata perfetta. Forse un eccesso di generosità nel voler chiudere Lestini. E direi anche, esatto, quel raddoppio su Lestini forse non è stato ben utilizzato, perché al limite con la palla bassa, prima che Lestini caricasse la tripla, si poteva anche commettere fallo lì. Pazienza, Iesi si vede ridurre il proprio vantaggio, 14 punti sul 49 a 35. Noi ci congediamo per qualche minuto qui dall'Ubi BPA Sport Center di Iesi, ci ritroveremo qui per la ripresa del gioco. Tutto è pronto per la ripresa di questo match per effetto del possesso alternativo, mentre la prima palla in favore di Teramo. Ora è successo qualcosa, credo, al tabellone. Cronometro. Ah, il cronometro, ecco. Il cronometro di 24 è già a 12 secondi, quindi evidentemente c'è stato... Allucinante, perché sull'altro canestro in effetti erano 21 i secondi, perdono. Ora speriamo che non ci sia un guasto, perché in settimana è andato in tilt uno dei tuoi tabelloni e stavamo prima ridendo un attimino perché i tifosi della curva non vedono nulla, non sanno il punteggio. Esatto. Quasi un altro recupero intanto, Giancarlo. Un quasi recupero che però anche questo è significativo, perché dimostra la voglia di questa Aurora, che ha ceduto un pochettino nel finale di secondo quarto, nulla di grave, però un paio di canestri che forse potevano essere evitati. Soprattutto comunque sarà importante adesso, saranno importanti questi primi minuti, perché in questo momento l'Aurora o distanzia Teramo oppure si fa riavvicinare. E l'occasione è di quelle ghiotte, perché Montanari riesce a rubare palla e andare 1-0 e Teramo zitta un possesso alla volta ha fatto sfogare Iesi, è stata brava a contenere nel momento del massimo svantaggio ed ora è tornata a meno 12. Eh sì, questo non è un fatto positivo per Iesi, vedete tanta confusione da parte di Pedersini, è un paio di gestioni un pochettino azzardate le sue in queste ultime due azioni. Vediamo se c'è qualcosa di interessante, Carlo, no? Per quanto riguarda i primi 20 minuti, mi riferisco alle statistiche. Intanto questa è la nona palla persa di Iesi e la quarta di Pedersini, che senza dubbio è un numero dovuto anche all'alto numero di possessi che si trova a gestire il numero 13 in casacca blu. 9 palle perse a fronte di 9 recuperi. Quello soprattutto è il dato lampante di Iesi, una Iesi che tira ancora molto bene da due e anche se ha concesso delle percentuali più alte nella seconda frazione. Ma no, qui era fallo di Lestini, appoggiate il gomito sul viso di Bottioni, guarda questo, io l'ho vista, guarda con i miei occhi questa. Allora se vogliamo punire gli eccessi degli attaccanti, credo che bisogna adottare lo stesso metro. Guarda, l'ho visto con i miei occhi appoggiare il gomito sul viso, sulla bocca praticamente di Bottioni. Se prima Bottioni ha fatto qualcosa non l'ho visto, però il contatto c'era, vabbè. Ma se non avessero fischiato nulla gli arbitri ci poteva stare, invece hanno fischiato fallo a Bottioni. Vediamo intanto Lestini, uno contro uno, poi si becca la stoppata di Lovisotto, palla sul fondo con appena 4 secondi. Cosa farà Teramo con 4 secondi? Sicuramente cercherà una conclusione rapida, però mi preme sottolineare la bontà
della difesa di Iesi di prima, che oltre alla stoppata ha negato il centro Alestini. Teramo con quasi un po' di fortuna riusciva a trovare un altro canestro dalla spazzatura, diciamo, ancora di Bonaventura, con un altro errore anche per un tiro che nelle ultime stagioni gli abbiamo visto prendere poco, perché abbiamo visto tirare molto piedi a terra. Quel che è certo però è che la partita è diventata un'altra partita in questa seconda metà di match, molto più fisica, molto più intensa. Subito un altro fallo. Prima non abbiamo visto falli per 8 minuti, adesso ne abbiamo visti 2 in un minuto e mezzo. Eh sì, in effetti è cambiato qualcosa da questo punto di vista. Intanto Teramo si è riavvicinato, vede la schiena di Iesi, quindi sta prendendo coraggio, come giusto che sia. Ora Lovisotto, il fallo, fallo subito dal numero 0 Banac. Se abbiamo visto bene, ci saranno due tiri liberi per il sacco Lovisotto, giovanissimo, 21enne. Questa potrebbe essere la stagione della svolta per la sua carriera nell'Ausorgan. L'ho intervistato in questa settimana, ha detto una cosa molto bella: cosa ti aspetti dal futuro? Ha detto: voglio continuare a giocare divertendomi. È una cosa bella, no Carlo? Perché parliamo comunque, se non di professionismo, ma di semiprofessionismo, ma chiamiamolo comunque anche professionismo. Allora, sentire un giocatore che dice mi voglio divertire, beh, è una cosa bella. È anche significativa la scelta di restare e sposare il progetto dell'Aurora per un giocatore che partito da Treviso, passato a Trento e poi con tanta A2 prima. Di fatto, se non andiamo errati, è un quasi esordio in Serie B, però questo testimonia di fatto quanto Lovisotto voglia giocarsi bene le sue chance. Di Bonaventura, piedi per terra, stavolta l'avevamo chiamato tiro piedi per terra di Bonaventura, non entra, strano comunque, diciamolo, perché è forse il suo marchio di fabbrica. Bottioni dall'angolo, corta la conclusione, può ripartire di Bonaventura, velocissimo, è bel contropiede di Teramo, tanto di cappello per questo canestro di Banac che riporta Teramo sul meno 12. Ed ora c'è una rimessa dal fondo con Casagrande che se ne incarica, è rientrato in campo a inizio di terzo quarto. Valli non può fare a meno di lui. Speriamo che riesca ad andare avanti senza commettere altri falli, perché Iesi non può prescindere dal capitano. Ora Lovisotto, l'errore sul semigancio, poi recupera ancora di Iesi, il fallo subito da Lovisotto. Ma questa è una Iesi che mette le unghie e i denti su ogni pallone. Una giocata di intensità pura di Bottioni, perché va detto, Lovisotto è stato bravo a farsi trovare pronto, e diciamolo, quest'anno è cresciuto tantissimo sotto questo aspetto. Appena la palla è vicino al canestro, sa che deve andare al canestro e lo fa quest'anno. Però inutile rimarcare il fatto che forse è anche frustrato dal fallo, dal tiro sbagliato, perché Teramo gli concede molto spazio non essendo un tiratore puro, e Bottioni si è andato a prendere questo rimbalzo strappandolo con le unghie e con i denti, regalando intanto un punto a Lovisotto. Rimane tale, ma Casagrande a rimbalzo, l'avevamo detto che l'impatto fisico del capitano in questa categoria è assolutamente notevole. Eh sì, se lo sono dimenticato lì in mezzo all'area, ma Casagrande è uno che sa occupare bene gli spazi, l'ha dimostrato anche in questa occasione. E ora il fallo, credo, di Lovisotto. Ci saranno due tiri liberi in favore di Melchiorri. Lovisotto, si tratta appena del primo fallo, poi questo comunque è una buona notizia considerando tutto sommato, a parte i tre falli di Casagrande, Iesi non ha grosse penalità, e nonostante abbia fatto una difesa di grande intensità, no? Quindi la bravura di Iesi sinora è stata anche questa, direi. Assolutamente, ma ci terrei a sottolineare per questa volta, Giancarlo, l'aspetto come è tornata in campo Teramo, non solo a livello di atteggiamento, ma se ci fai caso, mentre Melchiorri è abbastanza fortunato nel segnare il primo tiro libero, cioè Lestini da numero 5, forse di Bonaventura da numero 4, di fatto è un quintetto molto piccolo che nonostante tutto frutta un rimbalzo in attacco non sfruttato, però è una scelta chiara di coach Ciglio, che vuole provare ad azzannare Iesi cercando di prenderla da dietro. Eh sì, hai detto una cosa saggia, in effetti si vede. Attenzione, un controllo un pochettino difficoltoso. Palla sotto,
Pedersini, e questo è un canestro importante perché aveva bisogno di questo, si doveva un pochettino sbloccare dopo qualche impaccio in questo inizio di terzo quarto. Attenzione ora, un mismatch poi di Bonaventura, palla sotto per Lestini, usa molto le braccia, avete visto, e ora però di Bonaventura lasciato solo, avevi proprio detto gioca da 4, non a caso si è fatto trovare lì al momento giusto in un posto dove di solito albergano i lunghi, per così dire. Vediamo questo attacco di Iesi, Pedersini prepara la conclusione, ahi, non va, anche in questa occasione non ha avuto forza nelle gambe. Comunque Iesi più 16, sbilanciato anche da Melchiorri che è stato bravo a fargli, diciamo, a togliergli l'appoggio. Altro canestro di Teramo, siamo di nuovo a meno 12 e Iesi è obbligata a questo punto a chiamare time out. Esaurito il time out da parte di coach Valli, ora le squadre tornano in campo. Abbiamo visto una cosa interessante, ce la riferisce Carlo, sullo score di Bottioni, 7 rimbalzi, non è una cosa da poco per un play. Sono quelle doti fisiche che anche in, anche in avvio di partita avevamo citato, che comunque un playmaker di 1,92 m con un'ottima elevazioni e a livello muscolare anche una discreta presenza sopra, e poi l'ultimo rimbalzo è stato puramente voglia, uno dei tratti distintivi di questo giocatore. Riparte Iesi, l'attacco Bottioni ancora, vedete, cerca di dare un po' di ritmo a questo attacco, si va a portare sul mezzo angolo e perde palla, però in questa occasione è un pochettino esagerato perché tra l'altro non c'era più spazio, Montanari aveva chiuso bene la linea di fondo, quindi si è andato un pochettino a mettere in un vicolo cieco. Si riparte con l'attacco di Teramo, sarebbe pericoloso far riavvicinare Teramo perché non dico che Iesi stava giocando sul velluto, nel basket ovviamente le gare durano quasi sempre 40 minuti ed ora un fallo fischiato a, credo, a Magrini, che mi sembra comunque probabilmente con il corpo, perché mi sembra che avesse le braccia perfettamente perpendicolari al terreno, quindi sinceramente non credo che... Vabbè, ci sta anche questo. Ora, anche se... di Bonaventura ha cercato il contatto, diciamo che è stato premiato più che la difesa fisica, è stato premiato il gesto di Bonaventura che va a segnare il suo primo tiro libero alla partita, era reduce da uno 0-3 consecutivo. E beh, prima o poi doveva sbloccarsi anche lui, tant'è che segna due punti importanti perché riportano Teramo al limite della singola cifra di svantaggio. Siamo sul più 10 in favore dell'Aurora Basket. Ora questo attacco, vedete, Teramo sta difendendo con un pochettino più di energia. E intanto la tripla di Magrini, poi si lotta! Bottioni fuori! Pedersini, ancora Magrini! E lo scarico per Casa Grande, tutto molto bello, Carlo. Tutto davvero molto bello. Oltre al passaggio di Magrini, veramente bello. Il terzo assist della sua partita con 17 punti e 5 rimbalzi. Insomma, uno score davvero notevole. Molto bravo in questo Casa Grande, che è abilissimo e bravissimo a sfruttare la linea di fondo per i suoi tagli. Allo stesso tempo, ti faccio osservare una cosa, Giancarlo. Melchiorri, bravo Ciglio a scegliere lui e bravo anche lui a eseguire molto bene il compito, ossia mettersi quasi faccia a faccia con Magrini e di fatto senza la possibilità di penetrazione. A Iesi forse in questo momento servirebbe un tiratore che possa aprire il campo. Che in effetti il tiratore c'è, forse lo avremo in campo, vediamo se ci azzecco. L'abbiamo citato anche nel corso del primo quarto. Ora intanto seguiamo questa azione con Magrini che si allontana da canestro. Ora su di lui Lestini cerca di batterlo in velocità e forse c'erano gli estremi per un fallo. Comunque si continua a giocare il contropiede e va a segno Teramo. Due punti importanti che riportano ancora Teramo sul meno 10. Peccato per Iesi che ha perso l'occasione del più 14.
Peccato, però bisogna dare anche i meriti a Teramo, perché davvero non sta mollando di un centimetro. Se nella prima metà di gioco si poteva pensare che Teramo fosse stata schiacciata dall'atletismo, come possiamo dire, dall'approccio di Iesi, però è stata molto brava, molto solida anche mentalmente, perché un inizio del genere, sprofondando addirittura a meno 23, perché ci ricordiamo che 43 a 20 è il massimo vantaggio nella partita, poteva davvero essere il preludio a una serata in colore, e invece Teramo se la sta giocando. Eh sì, ma qui c'era un fallo, sinceramente, vabbè. Era un fallo di Bonaventura, ora gira bene la palla nell'attacco di Teramo, di Bonaventura ancora per Lestini sotto, e Iesi si fa cogliere impreparata. Così non va, perché c'è il canestro, il fallo ed anche il tiro libero aggiuntivo. Meno 8, si riapre indiscutibilmente la partita. Non che fosse stata chiusa prima, però Iesi aveva vantaggi abbastanza discreti e importanti. Ora tutto da rifare, ma non tutti i mali vengono per nuocere. Ora Iesi aveva un pochettino mollato un po' dal punto di vista dell'energia, no? Avevamo visto Iesi un pochettino un po' più morbida. Ora forse è il momento di tirar fuori le unghie, tanto più se Lestini mette il punto del meno 7. Intanto entra in campo Giampieri. È rientrato Giampieri, il tiratore a cui accennavamo. Vediamo se può aiutare lui ad aprire gli spazi nell'area, perché non ci si può assolutamente staccare dal numero 59, che va in penetrazione, subisce il fallo. Per un attimo sembra claudicante, ricordiamolo che è reduce da una brutta botta al ginocchio domenica scorsa nell'ultimo torneo di precampionato, ma non dovrebbe esserci alcun problema per Fabio Giampieri. Adesso è quanto mai fondamentale riuscire a segnare questi due tiri liberi. Iesi ha bisogno assolutamente di ossigeno. No, Giampieri che è andato dentro proprio nella mischia, nell'area, dicendo proprio voglio far canestro oppure subir fallo. Proprio è andato lì fino in fondo e ha dato un segnale importante, è stato messo in campo e ha portato quell'energia che serviva. E intanto assegna il primo tiro libero, 2-2 per Fabio Giampieri. Iesi di nuovo sulla doppia cifra di vantaggio, e riparte Teramo, porta palla con Cucchiaro, addirittura due piccoli in campo in questo momento, Cucchiaro e Montanari per la formazione ospiti. Intanto Di Bonaventura cerca la linea di fondo, chiude bene la difesa, Casagrande a recuperare, Magrini non ha più spazio, Lovisotto, peccato, non va, ma partita in velocità l'Aurora, il primo ad arrivare in fondo proprio Lovisotto. L'energia della panchina, l'energia di due giocate di intensità, è questo di cui ha bisogno l'Aurora in questo momento per ritrovare anche quella fluidità persa. Intanto sulla giocata di intensità Teramo immediatamente chiama sapientemente time out. Torniamo qui in campo a Lubi BPA Sports Center di Iesi. In lunetta per due tentativi Isacco Lovisotto assegna il primo e riporta Iesi sul più 11, 61-50, 2 minuti 52 dall'ultimo mini riposo. Ahi, cortala e prova a conquistare il rimbalzo, Lovisotto sbaglia, peccato, era stato velocissimo e poi però ha un pochettino perso l'equilibrio, si è un po' allontanato dal canestro. Vabbè, pazienza, ora seguiamo questo attacco di Teramo, attenzione, la tripla che non va. E rimbalzo di Giampieri, neanche a dirlo. Altro giocatore che noi ovviamente che ci impressiona per le triple, ma è un altro giocatore che fa tante piccole cose importanti. Assolutamente, la duttilità è una peculiarità di tutta la squadra. In questo caso poi vedete, bravissimo Casagrande a attaccare il ferro, attaccare in post basso, aprire il campo, e quello che sulla carta è il numero 5 è abilissimo in penetrazione a colpire. Una duttilità che
serve e soprattutto può scompaginare molto spesso le carte. Avete visto che agilità l'ho visto? Forse lo scorso anno non era pronto per la 2, tant'è che ha giocato poco, ma quest'anno sta avendo tanto spazio e potrebbe essere una delle più liete sorprese di questa stagione. Per noi sicuramente, perché lo abbiamo visto poco in campo. Ora di Bonaventura, buono l'avvicinamento a canestro, poi è la stoppata di Giampieri. Va a chiudere, a togliere la luce, per così dire, del sole. Appena 3 secondi per questo attacco di Teramo, ma ancora una volta Iesi ha ripreso coraggio, ha ripreso forza e vigore. Assolutamente, anche dando riposo poi agli uomini chiave e soprattutto poi anche con un ritorno operativo, diciamo, usiamo questa licenza di Capitan Casagrande, che da numero 3 mascherato numero 4, che può anche essere numero 5, è forse il jolly all'interno dell'attacco. Peccato, non è molto fortunato il Bottione, mi ha fatto veramente una cosa egregia sfruttando bene la linea di fondo. Invece di Bonaventura va a sfondare, ma non gli fischiano niente. Il contatto c'è stato e in questi casi poi poteva anche scattare la sanzione per il difensore, assolutamente. O forse era all'interno della luna lì, dentro la quale non si fischiano più i falli, ma vediamo un po'. Comunque palla a fondo campo, si riprenderà. Allora più 13 Aurora, 1.22 dall'ultimo mini riposo. L'Aurora ha ripreso vigore. Giustamente ha detto che l'assenza di Casagrande aveva un pochettino cambiato i piani di coach Valli, perché non a caso il giocatore più esperto di questa squadra e non a caso il capitano, quello che fa spogliatoio. Quindi intanto Magrini, bella palla per Lovisotto, non riesce, ma rimbalzo offensivo di Pedersini. Un'Aurora che non vuole lasciare nulla sul cammino. Ora qui il fallo c'era su Pedersini, vedete, oh, finalmente lo fischiano. Beh, che poi tra l'altro il fallo non l'ha neanche commesso Cucchiaro, al quale forse è stato attribuito, ma l'aveva commesso Melchiori. In effetti gli arbitri che ci hanno visto giusto. Qualche piccolo polemica nei confronti del direttore di gara, ma l'ho detto anche prima, bisogna perdonare anche qualche errore, perché sono anche loro inizio stagione. Non è perdonabile invece quando fischiano cose simili adottando metri su situazioni simili, metri differenti, quello non si perdona. Però Carlo, diciamo che lo spettacolo comunque questa sera è buono, due squadre che stanno giocando una buona pallacanestro e questa è già la cosa più importante. Soprattutto a livello di atteggiamento, perché entrambe le squadre potranno a prescindere uscire con qualcosa o molto a seconda poi del risultato, però con qualcosa di positivo, perché l'approccio di Iesi, la tenuta mentale di Teramo, il riavvicinamento, insomma sono tanti segnali. Poi in questo caso c'è un tiro da distanza siderale che produce una transizione offensiva, forse con un contatto evidente, forse Pedersini è arrivato leggermente fuori equilibrio, noi propendiamo più per la prima. Dall'altra parte l'uso del perno non è altrettanto buono come l'uso del perno. Ma diciamo che Pedersini più che altro era andato a cercare il contatto, che poi non c'è stato, quindi sbilanciato, non è riuscito a concludere. Era stato bravo in questo, a cercare comunque il fallo. Poi Iesi comunque si riporta di nuovo sul fronte offensivo, 13 punti di vantaggio, 7 secondi appena per chiudere questo terzo periodo. Ci saranno 2 tiri liberi per Bottioni, poi come detto 7 secondi appena per l'ultimo attacco. Intanto rientra in campo Giacchet e non l'abbiamo ancora detto, ma ripensandoci bene mi viene da dirlo, forse questa sera Micevic non lo vedremo ancora in campo. Evidentemente no, non c'è, più che altro forse c'è la volontà di non rischiare una nuova ricaduta, che può essere, poi sappiamo bene, le ricadute sono ben peggiori degli infortuni originali, diciamo così. Resta il fatto che ottimo il cambio di coach Valli per evitare a Magrini di far fare il quarto fallo, e dopo il 2-2 arriva la tripla di Teramo, che non c'è, già che ha tempo per la preghiera, non trova nemmeno il ferro. Tutto sommato Iesi ha quasi pareggiato il conto dell'intervallo all'ultimo mini riposo. Aurora 65, Teramo 50.
Ossigeno puro questo più 15 in favore dell'Aurora Basket contro l'Adriatica Press Teramo. Ossigeno puro perché Teramo era riuscito addirittura a portarsi sotto la doppia cifra di svantaggio, e quindi questo ovviamente era importante per il morale della squadra, che sembrava avere una buona inerzia. L'Aurora ha chiuso bene questo terzo quarto, ora comincia in attacco questo ultimo periodo. Palla sotto per Casagrande, si destreggia bene, poi cerca un fallo che non fischiano. Però recuperiamo ancora palla, avete visto? Ai Giampieri! Non importa, perché Iesi ha dimostrato comunque di avere tanta voglia in corpo anche in questa occasione. Dopo un errore è andato subito a recuperare. Soprattutto bravo Giacchè, che dal nulla è spuntato fuori l'avversario. Se non andiamo errati, crediamo fosse il numero 46, forte, ha allungato il palleggio come per spingere in contropiede, non si è accorto che dal nulla è spuntato Giacchè e di fatto gli ha consegnato la palla in mano. Poi anche un po' di frenesia, un po' di sfortuna, vogliamo dire, però resta il fatto che è un segnale importante per iniziare il quarto, che sarà poi quello decisivo. E si vede un bel duello tra Cucchiaro e Noah, il nostro play tascabile, che quest'anno veramente sta dimostrando cose importanti. Ora una conclusione forzatissima, ma rimanevano 4 secondi ancora di possesso, quindi è stata una forzatura forse che non ci voleva in questo momento. Giampieri si ferma, poi tocca il difensore e gli arbitri si devono consultare, l'hanno visto tutti che c'era stato un tocco del difensore. Però sono quelle cose che scontentano i giocatori, perché quando gli arbitri dimostrano poca immediatezza nelle decisioni, ovviamente c'è sempre un pochettino da recriminare. Seguiamo questo attacco dell'Aurora con Giacchè, ancora braccato da Cucchiaro, ancora Giacchè, la percussione, mamma mia, c'era quasi riuscito, poi però purtroppo c'erano 6 braccia su di lui. Forse in questo caso ha voluto troppo e ha palleggiato troppo. Lui è anche un ottimo palleggiatore, però in questi casi quando la difesa non si muove, poi è naturale che collassi tutta su di te al momento della penetrazione. Intanto Pedersini, poco ci manca che gli fischiano fallo in attacco. Questa non è una bella notizia, quarto fallo addirittura per Melchiorri che ha avuto un impatto ottimo nella sua squadra. Assolutamente, soprattutto in difesa, perché è stato lui l'uomo che per 2-3 minuti nel momento di difficoltà massima di Teramo è riuscito a cancellare o comunque a limitare l'apporto di Magrini. Tanto poi una rimessa eseguita magistralmente fuori da un blocco, Fabio Giampieri ne segna altri 2, sono 12 nella sua partita in, diciamo, 16 minuti. Questa è una media ragguardevole. Intanto addirittura 3 cambi nella squadra avversaria, di Bonaventura, Lestini e Montanari, poi escono Del Sole, Nolli e non so se esce Melchiorri, vediamo, perché sono in campo in 6 in questo momento. Sì, in effetti Melchiorri scuote un po' la testa, non è forse molto d'accordo, però giustamente a 8 minuti e 16 dal termine è a rischio quinto fallo, quindi non è detto poi che non venga rimandato in campo, anzi è probabile che il coach ospite Cilio decida di rimetterlo in campo. Certo è che per un giocatore significa un pochettino perdere l'inerzia, no? Quando si esce, però Carlo, 4 falli sono 4 falli. È anche un altro segnale che il coach abruzzese ha rimesso di fatto in campo quasi tutto il quintetto titolare a 8 minuti dalla fine, con 17 lunghezze da rimontare. Se vuole avere almeno una minima speranza, è il momento adatto. Tanto dall'altra parte Lovisotto riceve, va su perfettamente e non ci eravamo accorti, Giancarlo, che pur con l'ingenuità dall'altra parte del fallo per Lovisotto sono 14 punti e 12 rimbalzi, quindi doppia, però ahimè questo ultimo canestro non doveva concederlo, anche perché si è fatto bruciare sulla linea di fondo. Ma è anche vero che erano di fronte 2 giocatori
tra i quali corrono una quindicina d'anni di differenza, e giustamente in questa occasione Lestini, una vecchia volpe dei parquet, è riuscito a far valere la sua maggiore esperienza, riportando i suoi comunque sul meno 16, 7.35 al termine del match. Ora Jacquet cerca di, vedete, supera di nuovo un paio di avversari, poi giustamente decide di non forzare e mette la tripla! Jacquet, diciamolo, Jesino al 100%. Soprattutto diciamolo, 2001 con la faccia tosta, perché di giovani ne vediamo, di buoni giovani, però a questi livelli poi serve anche la mentalità, e in questo caso dopo tante forzature è anche un sinonimo di una buona, se non ottima, maturità. Un altro rimbalzo conquistato da Casagrande, pallone importante perché Jesi conduce di 19, ora vedete che bel duello tra questi due giocatori, intendiamo Cucchiaro e Jacquet. Anche Cucchiaro ha disputato una gran bella partita, un altro giocatore che vediamo sicuramente in crescita, potrà fare ancora meglio di quello che ha fatto stasera. Ma Teramo complessivamente mi è molto piaciuta questa sera, perché è una squadra che ha un giocatore, diciamo, chiamiamolo fuori classe, nel senso che ha un curriculum importante, ma abbiamo visto tanti giocatori che non sono stati gregari di Lestini, si sono tutti presi responsabilità importanti. Soprattutto perché è vero che dei 53 punti 23 non sono la metà, ma quasi, 23 sono arrivati da due giocatori, però Teramo per raggiungere il loro obiettivo hanno bisogno di tutta la squadra, e stasera si è visto che, volenti o nolenti, la squadra comunque c'è. Intanto questa volta mi sbilancio, forse questo canestro è arrivato leggermente dopo il suono della sirena. Sembrava così, perché vabbè, noi non lavoriamo ovviamente con il replay, però vedete c'è il... No, ancora fallo in attacco, no, non è possibile, non è possibile. Purtroppo per questa volta devo dirti che hanno ragione gli arbitri, perché se non c'era magari il gesto dell'uncino che poteva, però Pedersini ha preso proprio la maglia, prima di prendendo posizione ha preso la maglia dell'avversario, poi bravo di Bonaventura a farlo vedere molto bene. Eh sì, comunque va bene, adesso questo non toglie nulla di importante al match. Intanto Lestini prepara bene il tiro e brucia in questa occasione Lovisotto. Teramo è sempre lì, diciamo che ancora a meno 15, però ha sempre questi piccoli break che riescono a riportarla con un paio di canestri consecutivi, sempre a dire possiamo ancora farci aprire la partita, anche perché mancano 5 minuti e 45 al termine. Ora Jacquet, vedete, non ha più spazio, però passeggia lungo la linea di fondo, porta a spasso tutti i difensori. Ahi, per un attimo non è andato il tiro proprio a fil di 24 secondi di Lovisotto, che però poi non si avvede dell'arrivo dell'avversario. Ahi, Lovisotto era di spalle e credo che Valli, con l'Aurora ancora in vantaggio di 13, voglia fermare le bocce per parlarci un pochettino sopra. Si torna in campo, Bottioni è tornato sul parquet al posto di Jacquet, quindi ristabilito lo starting five. Ah no, c'è ancora Giampieri, quindi non è ancora lo starting five. Comunque seguiamo questa azione, ancora un tentativo e perde un attimo la maniglia Casagrande, peccato, non era proprio precisissimo il passaggio di Magrini. Ora di Bonaventura, palla importante per Teramo che sul meno 13 potrebbe riaccorciare le distanze. Tutto sta a vedere come Jesi riuscirà a difendere da lontanissimo, e qui Lestini ovviamente non si è esentato dalla responsabilità del tiro, però credo che abbia esagerato. Ma attenzione, perde palla Jesi in questa occasione. Carlo, sono disattenzioni che non possiamo permetterci. No, anche perché in uscita da un time out non sono proprio il miglior segnale.
Adesso sembrava, perché sembrava ristabilita un po' la, diciamo, quello che era il giusto livello di intensità, e poi la difesa jesina si è persa con Chiaro, molto bravo a insistere e andare fino in fondo, e Teramo ancora rimane sopra la doppia cifra di svantaggio, ma adesso sono solo 11, quando neanche 3 minuti fa era tornata quasi a meno 20. Si riprenderà con una rimessa in zona di attacco per l'Aurora Jesi, terzo fallo di Lestini, che è andato a chiudere su Lovisotto. Lovisotto che stava per rubargli il tempo, è stato bravo in questa occasione Lestini, ed è stato bravo anche a commettere fallo quando ancora l'attaccante di Jesi non era in azione di tiro, quindi ha evitato anche i due tiri liberi. Tra l'altro Lovisotto ha una buona mano dalla lunetta. Intanto è un errore di Bottioni, si è fatto raddoppiare e poi è andato a servire un passaggio improbabile. Intanto un'altra brutta notizia, il quarto fallo di Casagrande a 4 minuti e 2 secondi dal termine. Però sì, questo è forse il fallo meglio speso che si può spendere in una partita, scusate la ripetizione, perché c'era il rischio di un'altra semi-transizione offensiva, di concedere un altro canestro. Poi Montanari ha troppo spazio di colpire da 3 e Teramo torna a meno 8. Proprio questo, se Teramo è stata brava a non mollare mai pur senza grandissimi picchi, il problema principale di Jesi sono stati i troppi alti e bassi, troppo bene e poi troppa disattenzione. Oh no, no, Giampieri si fa male, mamma mia, speriamo, perché c'è il parquet bagnato lì sotto canestro, speriamo non si tratti di nulla di grave, anche perché non ci sono stati urti, quindi vediamo di che si tratta, speriamo che non sia nulla di grave. Ora c'è l'intervento dei sanitari. Nell'occasione precedente, quando c'è stata la tripla di Montanari, tra l'altro gli arbitri hanno consegnato palla agli attaccati e Giampiero era ancora di fronte alla panchina nostra a bere, cioè anche questa è una cosa incredibile, io forse non l'hai notato prima, ma non lo so, boh. Intanto speriamo che Giampieri non si sia fatto nulla di grave, perché al di là di questa sera, che è la partita ancora più che aperta, 3 minuti e 39 dal termine, poi c'è la trasferta di Cesena in prospettiva, il derby casalingo proprio con Senigalli, la sua ex squadra, quindi è troppo importante questo giocatore per l'Aurora. Forse la scivolata non ha procurato danni, adesso vediamo che succede. Intanto si aspetta comunque che venga rimesso in piedi e credo che comunque si alza con le proprie gambe, già questo comunque è positivo, però comunque intanto deve essere cambiato il termine di regolamento, perché ovviamente c'è stato l'intervento dei sanitari, è un po' malconcio, dai Carlo, speriamo, siamo ottimisti, speriamo non accada nulla. Intanto al suo posto entra, credo, Pederzini, che era fuori, vediamo, esce Giampieri, okay. Pederzini, ok, quindi si può ricominciare a giocare. 3 minuti e 39, Carlo, ancora una partita difficile, non ancora chiusa, che Teramo ha riaperto, e come accade quasi sempre, chi insegue e vede l'avversario vicino prende coraggio e prende forza. Assolutamente, e soprattutto, oltre a in bocca al lupo a Giampieri, c'è il rischio che per il silenzio, anche che era calato al Palace, perché l'abbiamo visto andare giù proprio non benissimo, assolutamente tutt'altro che bene, c'è il rischio che il contraccolpo psicologico, bravo Pederzini, per 3 volte gli è stato due volte almeno, se non 3, gli è stato fischiato un fallo in attacco, stavolta è stato bravo lui a sfruttare quello che gli arbitri reputano sfondamento, quarto fallo di Bonaventura, palla immediatamente recuperata e la possibilità di rimettere qualche dito sulla partita. Sì, intanto si sta lavorando in panchina, no? Perde palla Jesi, però questo non ci sta, addirittura 6 punti a dividere due formazioni, è una Jesi calata parecchio di tono dal dopo il riposo, eppure era andata sul più 15 a chiudere il terzo quarto, ora bisogna fare qualcosa di più, perché non basta. 3 minuti esatti al termine, intanto Giampieri, non ci sono più spazi, e qui c'era il fallo, non lo fischiano, ma la rimessa in zona di attacco, ma ha toccato per ultimo
ha toccato per ultimo Cucchiaro. Non vedo il motivo di queste proteste. Rimessa Iesi però con appena 2 secondi da giocare per questo possesso. E gli arbitri cambiano idea probabilmente. Non si è ben capito. Io la mano di Cucchiaro l'ho vista, ma forse l'ha toccata quando la palla era già fuori. Credo che il primo arbitro abbia detto, abbia invertito sostanzialmente il fischio. Purtroppo non si può stare a pensare troppo alla giocata, perché siamo già dall'altra parte, e soprattutto l'Eramo era a meno 6, ha sfiorato il meno 4 con una doppia conclusione. Ieri si poteva prendere la palla e poi Bocchioni non si è visto arrivare il pallone. Ci vuole una scossa, ecco. In questo momento serve quella giocata che ridia il click. E se la stavamo chiamando, però è arrivata dalla parte opposta la tripla di Lestini, sapiente come non mai, e adesso è partita vera. 2:20 al termine, appena soltanto 3 punti di vantaggio Aurora. Pederzini serviva come il pane, palla ancora persa a Iesi. Una Aurora irriconoscibile in questo finale. Io la vedo molto stanca, probabilmente anche questo influisce. Iesi ha pescato poco nella panchina questa sera a differenza di Teramo, però certamente un finale così non ce lo immaginavamo dopo quello che avevamo visto almeno per i primi 30 minuti. 19-7, questo è il parziale di questa frazione. Ancora tanto spazio per Lestini, che per sua sfortuna, ma per fortuna dell'Aurora, non trova il canestro, perché sarebbe stato forse il canestro chiave per dare ancora più smalto alla squadra abruzzese. Magrini ora sta cercando di fare quello che si aspetta da lui, però la palla è troppo ferma, si forza un altro tiro e purtroppo queste cose, purtroppo per Iesi, per fortuna per Teramo, danno fiducia alla squadra avversaria, perché vedono che stanno riuscendo a bloccare i meccanismi offensivi sin lì perfetti dei loro, della squadra di casa, per tanti e tanti minuti. L'errore di Bonaventura, per fortuna di Iesi. 75 secondi al termine, ancora palla in mano a questa Aurora stanca, la vediamo molto stanca. Iesi che ha utilizzato poco le rotazioni, ha un Micevic ancora che non è pronto, però questi 2 punti sono fondamentali intanto per cominciare bene il campionato. Quindi speriamo che Iesi riesca a chiudere questa partita, poi ovviamente si lavorerà per migliorare, anche perché Cesena non è un avversario facile e semplice da affrontare, ma intanto pensiamo a chiudere questa. 5° fallo di Lestini, credo, o 4°. Quanti falli aveva Lestini, Carlo? Ah, quindi è solamente il 4°. Però anche questo è un fallo sostanzialmente speso bene, perché a 1 minuto esatto dal termine un canestro di Iesi avrebbe comportato grossi rischi per Teramo. E la palla rimane nelle mani di Iesi, che deve assolutamente trovare qualcosa. Dici molto bene, Giancarlo, perché entrando nell'ultimo minuto si rischia di continuare la scena negativa. Un'altra palla persa e adesso diventa cruciale da una parte e dall'altra questo possesso, non solo perché mancano 40 secondi al termine, quanto più perché psicologicamente può veramente ridare gli equilibri della partita. Lestini prova un'altra conclusione da lontanissimo, forse non la scelta migliore. Iesi recupera palla e vuole parlarci sopra. Time out a 30 secondi dal termine. Allora, Carlo ci faceva notare che Iesi è reduce da uno 0 a 16, aperto peraltro, perché sono ben 7 minuti che non va a canestro. Non è un bel segnale, però intanto diciamo chiudiamola, portiamola a casa, poi in palestra si lavorerà per fare qualcosa. Assolutamente, e soprattutto credo si debba lavorare anche sulle 21 palle perse, perché una differenza sostanziale nel trend delle due squadre è anche quello che, mentre Teramo aveva, se non sbaglio, 15 palle perse prima di questi 7 minuti, è solo a quota 17. Iesi aveva quasi il dato in positivo con 11 recuperi, che sono un'ottima cifra, ed è arrivata però 21 in un amen.
E Iesi sta soffrendo, ha sofferto molto contro la difesa schierata, perché quando non può andare in velocità chiaramente, e non ha neanche Giampieri, giocatore perimetrale. Intanto Casagrande cerca di far qualcosa, l'errore di Casagrande. C'era un contatto però, gli arbitri si tappano completamente gli occhi. Ed ora viene fischiato il fallo a Bottioni, che manda il lunetta a 6 secondi dal termine. Vediamo Di Bonaventura probabilmente, o forse Montanari ha subito il fallo. Vediamo, Carlo, aiutami. Credo che fosse Montanari il giocatore che portava palla, quindi due tiri liberi per lui a 6 secondi dal termine. Ovviamente qui può accadere di tutto, nel senso che prenda o meno i tiri liberi, poi, oppure mettendo il primo libero, anzi Teramo sicuramente cercherà di mettere tutti e due. Dovesse sbagliare il primo, vediamo poi cosa accadrà, però diciamo che è una sofferenza. Questi ultimi 6 secondi le due squadre si giocano tutto, ma il bello del basket è anche questo, diciamolo. Vabbè, abbiamo visto quasi 3 partite in una, Giancarlo. Montanari intanto manda a bersaglio il primo e adesso probabilmente ha chiesto alla panchina cosa fare, perché con 6 secondi prova, cerca l'errore, c'è l'invasione e quindi la palla torna nelle mani di Iesi. Si sbraccia la panchina, Teramo riesce a chiamare time out, d'altronde ne aveva 2, disegnerà presumibilmente il pressing a tutto campo. Io non discuto sulla scelta di andare a colpire l'anello, ma l'ha fatta grossa Montanari andando a commettere invasione e ha danneggiato 2 volte la sua formazione. Ora staremo a vedere quel che succede. Lasciamo il microfono aperto per questi ultimi, anche per questo time out, perché cerchiamo ora di ipotizzare quello che può accadere. Sicuramente Teramo sceglierà di difendere anche duro al limite del fallo, perché non può permettersi che Iesi tenga la palla per questi ultimi 5 secondi. Anche commettere fallo potrebbe essere una scelta intelligente in ogni caso, no? Ma la cosa che non devono fare è far ricevere palla al giocatore di Iesi, che andrà verso la palla, immaginiamo dopo una serie di blocchi, e lascia scorrere il tempo. Quindi la partita è nelle mani di Teramo, nel bene e nel male a questo punto. Assolutamente, ma è anche nelle mani di Iesi, perché sarà importante che Valli scegliere bene i 2 ricevitori, perché non sarà mai uno solo, altrimenti si ritroverebbe in un vicolo chiuso. E poi ricordiamolo, ci sono 2 nuove regole che fanno sempre tanto discutere, ma sono regolamento e valgono doppio in questo caso. In questo caso Magrini riesce a ricevere, riesce a subire fallo in tempo utile quando ha ricevuto la palla. Se non avesse ricevuto, il rischio di antisportivo era altissimo. Sì, no, ma sono stati bravi in questa occasione i difensori di Teramo. Bravo anche Valli a scegliere di far ricevere palla, proprio probabilmente se non il migliore della lunetta questa sera, comunque da un giocatore che ha avuto una mano particolarmente felice dalla lunetta. Ma queste, l'intelligenza degli allenatori si vede anche da questo, ovviamente. Intanto pallone che scotta, ma intanto il più 3 è cosa fatta. Servirebbe il più 4, poi Iesi se ne sta a guardare, probabilmente rinuncerà a difendere, ma è importante. E sbaglia questo libero, attenzione, c'è un ultimo possesso e non va, purtroppo per Montanari, strada sbarrata, non è colpa sua, non c'era più tempo per andare al tiro. Ma che sofferenza, Carlo. Vogliamo dare un'occhiata alle statistiche, facciamo in tempo prima di chiudere. Intanto riepiloghiamo la situazione: Aurora Iesi batte Adriatica Press Teramo 73-70, brutto ultimo quarto, ma i primi 2 punti sono comunque già in tasca e non è poco. 20-7 nell'ultimo parziale per Teramo, che darà sicuramente fiducia per il continuo di questo cammino. Poi Iesi vince a rimbalzo 44-35, come detto le palle perse alla fine sono 21, 15 assist, 17 palle perse, 13 assist per Teramo. Se da una parte le stiglie di Bonaventura hanno prodotto tanto, 15 punti per il veterano, 19 per l'ala ex 100, dall'altra segnaliamo i 18 di Magrini, l'MVP di giornata, Giancarlo, forse insieme a Giampieri, per aver spaccato così la partita in un primo momento. C'è la doppia doppia di un solido Lovisotto da 14 e 12 rimbalzi,
E poi Bottioni, anche se impreciso al tiro con un non poco lusinghiero 3 su 9, ma segnaliamo 10 rimbalzi totali. Molto bene, ci possiamo congedare, ora inizierà il giro di campo da parte dei giocatori per salutare il pubblico per questa prima vittoria di questo nuovo campionato, di questa nuova Serie B, e vediamo con piacere che Giampieri farà il giro insieme ai compagni con le sue gambe, e quindi dopo la paura, dopo la piccola paura per quella caduta nel corso dell'ultimo quarto, ecco, diciamo che quantomeno esce dal campo in buone condizioni. In settimana ci sarà da lavorare anche per quanto riguarda fisioterapie, massaggi eccetera eccetera, e soprattutto dal punto di vista tecnico, perché qualcosa da migliorare c'è, ma sono due punti importanti. Inizia il cammino di Iesi. Giancarlo Esposto e Carlo Audino vi salutano, vi danno l'appuntamento alle prossime partite interne dell'Aurora Basket.